Siamo qui per questa sessione questa seconda sessione dedicata alle relazioni tra pandemia e economia, e il primo ospite di oggi è Vittorio Agnoletto, che insegna globalizzazione e politiche della salute in un corso di laurea di scienze sociali della globalizzazione. È un conduttore di una trasmissione 37.2 a Radio Popolare dedicata ai temi ai problemi della sanità sia locale sia generale italiana, e di gran successo, oserei dire, insomma, molto seguita. Responsabile dell'Osservatorio Coronavirus, è stato molto attivo in questi anni di pandemia sia in radio sia fuori dalla radio, è anche già stato ospite di Sottosopra in una intervista a distanza, proprio nei mesi più caldi della pandemia. Abbiamo già avuto occasione quindi di sentirlo e di confrontarci. Oggi ci parla delle relazioni pericolose tra pandemia e globalizzazione. Gli lascio la parola subito, io mi maschero, lui si smaschera. Così. Buongiorno a tutti e a tutti, funziona il microfono? Mi pare di sì. Grazie moltissimo per questa opportunità che spero sia un po' anche di confronto. Io mi ero preparato una relazione di quelle classiche che parte da un punto, scende e arriva all'oggi, ma ho cambiato l'inizio della relazione perché, come faccio con i miei studenti, io cerco sempre di collegare quello che avviene all'esterno in quel momento, nell'attualità, con il tema da trattare. Allora, in questi giorni, compreso oggi, su una parte considerevole dei media, continua a essere trattata la vicenda delle supposte attività spionistiche russe che si sarebbero verificate nella primavera, nel marzo del 2020, quando medici e personale sanitario russo sono venuti in Italia per aiutarci durante la pandemia. Non sono venuti solo i russi, sono venuti i cubani, i cinesi, i venezuelani, i rumeni, gli albanesi, se pensiamo a come sono stati trattati nei nostri territori queste popolazioni, sono venute ad aiutarci. Tra questi russi c'è questa vicenda della Spy Story, che su un giornale, tanto per non fare i nomi, sul Domani, è diventata una vicenda a puntate, una, due pagine al giorno, addirittura sotto c'è scritto se qualcuno, qualche lettore ha notizie o è stato testimone di questioni che possono riguardare questa storia, ci scriva. Allora, io non entro nel merito della vicenda specifica, non ho elementi per sapere se ci sono stati incontri che non dovevano esserci, se ci sono state pressioni, eccetera. Io mi pongo una domanda semplicissima. Sarebbe stata una storia di spionaggio per che cosa? Per avere il virus o le culture del virus per arrivare a produrre un vaccino? Io penso che siamo impazziti, che tutto è travolto, tutto da una logica di pura guerra amico-nemico, senza nessuna attenzione al destino dell'umanità. Perché io credo che sia dovere di qualunque ricercatore sanitario, di qualunque struttura sanitaria, di qualunque Stato, nel momento in cui fa dei passi avanti su vaccini o farmaci, tanto più in una condizione pandemica dove milioni di vite umane sono a rischio, rendere disponibili immediatamente queste conoscenze a tutti, russi, cinesi, statunitensi, australiani, via dicendo. Perché? Se partono tutti nella ricerca, qualcuno arriverà prima, qualcuno arriverà dopo, ma il vantaggio di poter disporre di vaccini o di farmaci è un vantaggio per l'umanità. E quindi non avrebbe motivo di esserci nessuna questione di spionaggio se chi scopre qualcosa dentro una situazione di emergenza che coinvolge il globo rende disponibile queste scoperte per tutti. E evidentemente questo non è assolutamente avvenuto. In nome di che cosa?
in nome della massimizzazione del profitto, per cui se scopro qualcosa me lo tengo per conto mio e non mi importa se qualcun altro potrebbe contribuire a scoprire un vaccino, profitto soprattutto, e dall'altra parte nel nome di un micidiale nazionalismo. Non faccio differenze, metto dentro assolutamente tutti. A questo aggiungo che rimango convinto che anche in una situazione di guerra la collaborazione scientifica per quanto riguarda la salute debba andare avanti, perché questo significa costruire dei ponti e noi dobbiamo costruire ponti e non dobbiamo distruggerli. E allora tramite questo incontro, tramite voi, tramite il video, io pongo una domanda a questi grandi media mainstream. Perché invece non vi ponete un'altra domanda? E non andate a sviluppare un'altra indagine. Come mai la ricerca per arrivare a quello che veniva definito vaccino italiano, che poi italiano non sarebbe stato, condotta da Reitera, che è una società svizzera, che ha sede in Svizzera, ma poco importa. Come mai quella ricerca, che secondo i dati pubblicati dallo Spallanzani, quindi da un istituto prestigioso, aveva superato in modo positivo la prima fase, è stata bloccata e azzerata? Per favore, che nessuno vi venga a raccontare la barzelletta che semplicemente è stata bloccata perché una decisione della Corte dei Conti ha contestato un atto amministrativo di stanziamento di 80 milioni. Perché quell'atto amministrativo avrebbe potuto essere riscritto in meno di 24 ore. Allora, fate una ricerca per capire perché quel percorso sul vaccino, che non era dominato dalla ricerca mRNA, è stato bloccato. Anche perché lo Spallanzani in quel momento è una delle istituzioni che era più avanti nella ricerca e nelle conoscenze sul virus. Allora, l'esempio che ho fatto ci porta a fare una considerazione molto semplice. Dentro la pandemia si sono confrontate due logiche fra di loro totalmente diverse e inconciliabili. Il liberismo e l'altermondialismo, la ricerca del profitto e la solidarietà. E gli esempi possono essere tantissimi. L'ultimo episodio che ho raccontato è nella logica del profitto, è evidente, no? Non diamo agli altri le conoscenze che noi abbiamo raggiunto. Ma gli esempi possono essere tanti, tantissimi. Primo, quello fondamentale, è quello che sta avvenendo con i vaccini. Ad oggi, nel sud del mondo, se va bene, nelle singole nazioni sono stati vaccinati il 10% della popolazione. Il 70% dei vaccini prodotti al mondo sono stati acquistati da 10 nazioni. Questo perché i vaccini sono coperti da brevetti che in base agli accordi TRIPS, che sono gli accordi sulla proprietà intellettuale scritti nel 1994, entrati in funzione nel 1995 all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, chi scopre e mette sul mercato per la prima volta un nuovo prodotto farmaceutico ha diritto ad avere il monopolio dei brevetti per 20 anni, il che significa che decide come produrre, quanto produrli, dove produrli, quale prezzo mettere e a chi distribuirli. Alla faccia della logica liberale della concorrenza, siamo in una situazione sui farmaci e i vaccini di monopolio e, quando va bene, altrimenti di oligopolio, che poi viene trasformato in costruzione di un cartello. E quindi, essendoci brevetti, tutta una serie di stati e di aziende, che non secondo Vittorio Netto, ma secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, potrebbero contribuire a produrre i vaccini già utilizzando l'mRNA, e l'OMS ha fatto una lista. Corea del Sud, Bangladesh, India, Sudafrica, Brasile e altri, oltre il mondo occidentale, non possono produrli perché c'è il brevetto. In questa situazione, nell'ottobre del 2020, India e Sudafrica, sostenute da oltre 100 paesi, chiedono all'Organizzazione Mondiale del Commercio una moratoria di 3 anni, una moratoria temporanea.
qui siamo all'interno di una realtà che si occupa soprattutto di economia, e quindi sapete benissimo che la richiesta che è stata avanzata è una richiesta assolutamente in linea, cioè prevista addirittura dal documento fondativo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che prevede che in particolari situazioni di grossa emergenza globale un accordo commerciale stabilito all'interno dell'OMC possa essere temporaneamente sospeso. Quindi non c'era neanche bisogno di ricorrere alle eccezioni previste dagli accordi TRIPS, che tra l'altro riguarderebbero azioni di singoli stati. Di fronte a questa richiesta, inizialmente si oppongono Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Europea, Singapore, Brasile, Giappone e Australia. Si muove la società civile in tutto il mondo, con delle reti estremamente forti, e alcuni stati cambiano posizione, cambia posizione l'Australia, la modifica il Giappone, cambia amministrazione e posizione gli Stati Uniti. E il presidente Biden arriva a dire: per quanto riguarda i vaccini siamo disponibili a discutere su una moratoria sui brevetti. Chi rimane nella posizione di avvocato difensore di Big Pharma? L'Unione Europea, la Gran Bretagna e la Svizzera. In quale situazione? In una situazione dove Big Pharma, cioè le aziende produttrici di farmaci, stanno guadagnando cifre assolutamente stratosferiche. Pensate solo, faccio un esempio perché poi questi numeri li trovate online senza problemi, che Pfizer passa in un anno a raddoppiare i propri ricavi da 41 miliardi di dollari a 82 miliardi di dollari, e diventano miliardari gli amministratori delegati delle grandi aziende farmaceutiche che producono i vaccini. A questo aggiungiamo che stiamo parlando di vaccini che sono stati prodotti con risorse pubbliche. Un esempio per tutti: secondo un pool di università che ha condotto una ricerca, il vaccino AstraZeneca è stato prodotto con il 97,2% di fondi pubblici o di fondazioni private caritatevoli. Allora com'è questa storia? Il pubblico mette soldi, abbatte il rischio di impresa per il privato, lascia il brevetto in mano al privato, poi il pubblico sotto forma di Stato riacquista e paga per la seconda volta quegli stessi vaccini, con accordi secretati. Poi, grazie ai nostri, io li chiamo 007, sparsi in tutto il mondo, siamo riusciti ad avere un po' di notizie. Per esempio, cosa mai avvenuta nella storia della medicina? Le aziende farmaceutiche hanno ottenuto che in caso di cause collettive di richieste di risarcimenti ne rispondano i singoli stati, non ne risponde l'azienda. Ma c'è di peggio. Paghi due volte i farmaci, i vaccini, gli acquisti, e non sei tu a poter decidere che utilizzo farne. Decidi di fare una donazione a un paese del sud del mondo? Sei obbligata a chiedere all'azienda dalle quali le hai acquistate l'autorizzazione, e l'azienda ti dirà quel paese sia, quello no, in base ai propri interessi commerciali, e deciderà lei quando risponderti, e ti risponderà quando manca poco tempo alla scadenza di quei farmaci, quei vaccini. Per cui che cosa ha fatto per esempio l'Italia, ma anche gli altri paesi occidentali? Noi abbiamo donato centinaia di migliaia di dosi, per esempio alla Tunisia, per esempio a Ruanda, quando mancava pochissimo alla scadenza, per cui quei paesi non hanno potuto utilizzare i vaccini perché dovevano organizzare la logistica, non è facile far arrivare il vaccino nel paesino, nel villaggio e via dicendo, e hanno dovuto, quindi non hanno potuto utilizzarli e hanno dovuto smaltirli. Beh, questo è il neoliberismo all'interno della sanità. D'altra parte c'è un file di riassunto di una riunione che si è svolta ancora 4 anni fa, quindi in periodo ben pre-Covid, dentro il TISA. Il TISA è l'accordo commerciale globale sui servizi, che non è ancora stato firmato, ma dove 44 paesi sono al tavolo e stanno discutendo in modo molto riservato, e Wikileaks ha reso pubblica appunto una sintesi di una riunione dove un rappresentante di fondi finanziari è stato esplicito. L'ambito sanitario è l'ambito dove si possono ottenere i massimi profitti investendo, a condizione che lo Stato, le chiese e gli operi caritatevoli facciano un passo indietro, lasciando nella sanità tutto lo spazio al mercato. I brevetti sono dentro questo tipo di logica. Voi sapete che è stata spostata la riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è stata spostata, è stata fatta saltare quella di novembre,
per non mettere in imbarazzo l'Unione Europea, che si sarebbe trovata isolata, è prevista per metà giugno, e mentre si va verso metà giugno è stato attivato informalmente un tavolo quadrangolare tra Unione Europea, Stati Uniti, India e Sudafrica. In questo quadro l'Unione Europea ha avanzato una proposta che è una proposta di pura immagine, non cambierebbe sostanzialmente niente, sarebbe una sospensione temporanea sui brevetti solo sui vaccini ma non sui kit diagnostici, non prevederebbe la sospensione dei brevetti sui farmaci contro il Covid, non permetterebbe la socializzazione delle altre conoscenze, per cui renderebbe impraticabile la strada. Su questo noi, inteso come le associazioni della società civile, abbiamo organizzato un ICE, che è un'iniziativa dei cittadini europei, che è uno strumento appositamente previsto dalla Commissione europea per facilitare la partecipazione alle scelte da parte dei cittadini. Si deve raccogliere 1 milione di firme, ma soprattutto è una campagna europea per obbligare la Commissione europea a modificare la propria posizione. Chi vuol firmare può andare su noprofitonpandemic.eu/it, ma per ora l'Unione europea rimane lì. E quando la Commissione europea parla ed esprime quella posizione, non esprime perché gli è capitato in testa in quel momento, la esprime perché ha sostegno dei principali governi europei, in ordine Germania, Francia, Italia. Al di là delle vergognose dichiarazioni dei nostri ministri, dobbiamo far arrivare i vaccini nel sud del mondo. Sono loro che stanno impedendo di far arrivare i vaccini. Ma c'è di più. Insieme al professor Lorenzo Cassi, ordinario all'Università Sorbona Parigi 1, segna economia, abbiamo fatto un'indagine e abbiamo scoperto che il nostro paese è la maglia nera. Non lo pubblica nessuno, eh? Ha pubblicato il manifesto e il fatto, quella è la notizia che noi abbiamo dato, perché non è una notizia antipatica per il nostro paese. Abbiamo scoperto che il 22 di febbraio del 2021 l'Italia ha prorogato per altri 5 anni oltre i 20 anni dei brevetti che hanno a che fare col vaccino di Moderna e Pfizer e uno col brevetto di AstraZeneca. Oltre 5 anni, cioè 5 anni oltre i 20. Per esempio quello di Pfizer e Moderna è importante, era un brevetto del 2002. Perché? Perché quando tu arrivi a produrre un vaccino utilizzi anche brevetti precedenti, per esempio questo è un brevetto a largo spettro sull'utilizzo della metodica mRNA. Pensate di dover prendere un'autostrada che va da Milano a Roma, i brevetti sono come i vari caselli attraverso i quali dovete passare, durano 20 anni, quando scadono il casello si riapre, se scadono i primi caselli, cioè i brevetti approvati prima, tu puoi arrivare fino a Bologna, fino a Firenze. Poi per arrivare a un vaccino ti devi inventare il resto della strada, però hai fatto un percorso. Qui è come se abbiano chiuso il casello di Lodi. Scadeva nel 2022, prorogato fino al 2027. Il professor Garattini, quando ha visto questi dati, ha detto beh, oltretutto questo sta impedendo ad aziende italiane di utilizzare una parte di quella metodica per altre ricerche in ambito sanitario. Ufficio brevetti, perché sempre nomi e cognomi bisogna fare adesso quando si denuncia una responsabilità, che afferisce al ministero gestito da Giorgetti. Giorgetti era entrato in ruolo pochi giorni prima, subito arriva le richieste, la richiesta di questa proroga è stata accolta in 26 giorni. Il ministero si è difeso dicendo lo fa tutta Europa, non è vero, l'ha fatto la Germania, che difende BioNTech, sbagliando, ma ha un interesse suo diretto, l'ha fatto la Svizzera, la Francia l'ha bocciata questa richiesta di proroga, Gran Bretagna e Spagna ce l'hanno sul tavolo da oltre un anno. Allora, questi sono esempi della logica del liberismo applicata alla sanità, ma possiamo farne tanti. Remdesivir, siamo nel 2020, viene scoperto questo farmaco, si dice che questo farmaco, cioè si dice, si pensa, i primi dati fanno pensare che questo farmaco possa intervenire in modo molto significativo per bloccare l'evoluzione verso la malattia conclamata. Cosa fa Trump? Riacquista tutta la produzione mondiale di Remdesivir fino al dicembre del 2020, in modo tale da utilizzarla come arma politica elettorale. E tutti siamo rimasti senza questo farmaco. Posso documentare che anche in Italia, tolte le grandi città che avevano delle dosi compassionevoli, sono rimasti senza.
Poi si è dimostrato molto meno efficace di quello che sembrava. Ma Trump l'ha preacquistato tutto, fregandosene di alleanze, non alleanze, pesi nord, sud del mondo e via dicendo. Dall'altra parte, durante la pandemia, abbiamo avuto però anche altre scelte. Abbiamo avuto a Milano e non solo, no, in tante città, le brigate di solidarietà, di ragazze e ragazze che portavano cibo, elementi essenziali per la sopravvivenza nelle case popolari, soprattutto agli anziani. Abbiamo avuto Paolo Rossi che insegnava queste brigate a fare teatro nei cortili delle case popolari quando andavano. E poi abbiamo avuto la collaborazione internazionale, no? I medici, il personale sanitario che è venuto in Italia a collaborare. Sono due logiche. Da una parte c'è al centro la solidarietà, dall'altra parte c'è al centro il profitto. E allora che cos'è la pandemia? È il prodotto di un modello di sviluppo gestito dal neoliberismo, che poi è gestita anche la fase pandemica. È esattamente quel modello che 20 anni fa noi contestavamo attraverso il movimento altermondialista, che nasce mediaticamente nel 99 a Seattle con la contestazione da parte dei lavoratori e degli studenti degli Stati Uniti dell'incontro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che passa nel gennaio 2001 nel primo foro sociale mondiale a Porto Alegre, grande università all'aperto per decine di migliaia, soprattutto di giovani, punto di incontro tra leader di movimenti, specialisti, professionisti, economisti, ambientalisti, sindacalisti, per preparare un progetto, perché è stato un movimento fortemente propositivo, per un altro mondo possibile. Poi, come sapete, c'è stata Genova con tutto quello che ne è conseguito e con la scelta di ridurre al silenzio quel movimento, di calpestarlo, di tentativo di distruggerlo, cosa che non è riuscita in tutto il mondo. In America Latina quel movimento ha obbligato perfino la sinistra politica a modificare le proprie posizioni e ha prodotto un decennio estremamente interessante di governi progressisti. Si possono criticare finché si vogliono, ma hanno tolto milioni e milioni di persone dalla povertà estrema. Beh, noi con quel movimento cosa dicevamo? Non me lo invento io, basta andare a sentire le registrazioni degli interventi dell'assemblea di apertura del forum di Genova del 2001, perché tutti parlano solo degli ultimi giorni della repressione, ma parliamo del lunedì 16 pomeriggio. Interviene Susan George, economista, presidente allora di ATTAC, che dice: attenzione, se la finanza continuerà a dominare sull'economia reale, l'Europa andrà incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti rispetto al dopoguerra. Quello che è avvenuto nel 2009, lo sapete, 2008-2009, è sotto gli occhi di tutti. E dopo Susan George interviene Valden Bello, sociologo delle Filippine e leader di un movimento delle Filippine, Global on the South. E cosa dice Valden Bello? Se prosegue questo modello di sviluppo andremo incontro a cambiamenti climatici tali per cui alcune zone della Terra rischieranno di sparire e produrrà milioni e milioni di soggetti obbligati a migrare, a abbandonare le loro terre. Ed è quello a cui stiamo assistendo. E poi possiamo andare avanti fino ad arrivare agli scritti di Quinn e via dicendo, spillover, cioè un modello centrato sullo sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta che viene trasformato a produzione di profitto. Un modello basato sulla deforestazione massiva, sugli allevamenti intensivi e quindi l'abbattimento delle barriere di specie e quindi il produrre zoonosi, quindi salto di specie degli agenti infettivo, ha prodotto questa pandemia. Ed è questo il motivo per cui chi di noi lavora in questo campo, sia in ambito economico che in ambito sanitario, continua a dire: guardate che questa è una delle pandemie che si stanno susseguendo da quasi 40 anni e non sarà l'ultima. Per cui dobbiamo attrezzarci. Da un lato batterci per modificare il modello di sviluppo, che non può avvenire in tempo reale, che è molto difficile perché lo scontro è durissimo, e dall'altra parte dobbiamo attrezzarci però per affrontare nuove pandemie, e quindi per esempio il nostro modello sanitario va completamente modificato, perché la pandemia non la vinci negli ospedali, la pandemia la vinci sul territorio. Negli ospedali puoi salvare delle vite umane, ma nessun paese potrebbe battere una pandemia o fronteggiare una pandemia con un servizio sanitario centrato unicamente sugli ospedali. E quindi dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, la medicina preventiva, l'epidemiologia, la diagnosi precoce, ma sono tutte cose che oggi accenniamo perché non è questo il tema. Quindi, quello che noi stiamo vivendo è dovuto al fatto che allora, 20 anni fa, non ci hanno ascoltato.
Ecco perché 20 anni fa, 20 anni dopo, siamo tornati simbolicamente a Genova dicendo: allora dicevamo un altro mondo è possibile, oggi diciamo un altro mondo è urgentemente necessario. Allora dicevamo voi G8, noi 6 miliardi, oggi diciamo voi la malattia, noi la cura del pianeta, la cura delle specie, la cura degli esseri umani, la cura di ciascuna persona. Il ragionamento che vi propongo è esattamente questo. E io mi rivolgo anche a coloro che allora non hanno partecipato a quel movimento. Non potete stare a vedere, perché questa volta ci stiamo avvicinando al baratro. Se a questo si somma la guerra e il controllo delle fonti energetiche, il baratro diventa molto più vicino. Attenzione, perché la guerra e le pandemie non sono due cose che non entrano in contatto fra di loro. Le guerre sono sempre state un vettore potentissimo di diffusione delle pandemie. Per di più, in questo caso parliamo di un paese che aveva una percentuale solo del 35% di persone vaccinate e che aveva avuto recentemente casi di polio, casi di morbillo e via dicendo. Voi sapete che sono milioni le persone che devono abbandonare le loro case e certo non vanno a pensare in quel momento di tenere il metro di distanza o di usare le mascherine. Stiamo parlando di una logica suicida del sistema, perché se chi ci ascolta non è motivato da tematiche di solidarietà, da tematiche, diciamo, di rispetto dei diritti, beh, almeno si è animato da un sano egoismo, come dice Garattini, che è uno dei portavoce, dei simboli della nostra raccolta di firme, nessun profitto sulla pandemia. Perché? Perché se intere zone del mondo non avranno i vaccini, il virus si diffonderà, moltiplicandosi. Farà i classici errori delle triplette che producono delle varianti maggiormente aggressive che poi arriveranno anche da noi. E il sud del mondo in questo momento sta andando verso il periodo freddo, quindi è più facile la diffusione del virus. E noi rischiamo di ritrovarci con le varianti ottobre-novembre e già oggi c'è la variante XE che è un incrocio tra Omicron 2, Omicron 2, 1 e Omicron 2, di cui sappiamo ancora ben poco. Quindi se non vogliamo farlo per gli altri, almeno facciamolo per noi. Ma ritorniamo agli elementi di geopolitica, perché questo poi mi pare che sia uno dei temi centrali del nostro incontro di oggi. Io ho fatto l'esempio riguardo alle accuse di spionaggio ai russi e via dicendo, ma vediamo la vicenda dei vaccini. Partiamo pure dallo Sputnik. Oggi nessuno contesta il fatto che lo Sputnik funziona come gli altri vaccini, perlomeno sulla variante iniziale del virus. Attenzione che è la variante sulla quale sono costruiti tutti i vaccini che stiamo utilizzando. Ma lo Sputnik non si può utilizzare né in Italia né in Europa. E quei paesi, Ungheria e Repubblica Ceca, che hanno utilizzato per motivi economici lo Sputnik, i loro cittadini non possono girare liberamente in Europa. È il singolo paese che eventualmente può autorizzare a entrare. C'è una ragione clinica? Assolutamente no. Formalmente è perché l'EMA riconosce quei vaccini che sono stati condotti attraverso degli standard produttivi di un certo tipo, standard che ha solo a disposizione il mondo occidentale. Ma cosa c'entrano gli standard produttivi? Dobbiamo andare a vedere l'efficacia e gli effetti collaterali di un vaccino. Ma è una modalità per escludere tutti quei vaccini che non sono prodotti dentro l'Unione Europea. E quindi lo sputano anche fuori. Vogliamo parlare del vaccino cubano? Mi limito, perché do per scontato che tante cose le conoscete, a un'osservazione. Cuba è l'unico paese che ha avviato una ricerca fin dall'inizio finalizzata a produrre un vaccino pediatrico, cosa totalmente diversa da produrre un vaccino per gli adulti, quindi con i trial sperimentali fatti sugli adulti e poi spostarlo anche sui bambini. Un vaccino pediatrico che funziona benissimo, che è utilizzato dai bambini dei 2 anni in su, non è mRNA, è con metodiche ampiamente conosciute e sperimentate per altri vaccini. Perché non si può utilizzare in Europa e in Italia? Per le stesse ragioni. Adesso bisogna vedere se si trova un'azienda europea che lo produce, rispettando quegli standard produttivi per cui può essere utilizzato. Ma è evidente che c'è una barriera. Torniamo alla domanda che polemicamente ho posto attraverso di voi, attraverso questa occasione ai giornalisti. Reitera, perché è stato bloccato? Possiamo fare delle ipotesi. Reitera stava andando molto bene verso la produzione di un vaccino che non utilizzava l'mRNA e che tra l'altro sarebbe costato estremamente poco. E sarebbe stato anche un vaccino prodotto da un'azienda svizzera in Italia.
evidentemente il mercato occidentale deve essere in mano totalmente alle grandi big pharma statunitense che lavorano con l'mRNA in rapporto con le grandi aziende tedesche. Tutto il resto fuori. C'è bisogno di altri esempi? Parliamo del vaccino prodotto a Houston da un centro finanziato da una fondazione caritatevole. Il nome più conosciuto degli scopritrici è la dottoressa Maria Elena Bottazzi, la quale ha deciso, di origine italo-honduregna, di non mettere il brevetto. Cioè significa che l'equipe ha deciso di non diventare miliardaria. Non è una scelta proprio che fanno tutti i giorni tutte le persone. Ottimo, può funzionare. La Cina ne produce 100 milioni di dosi, l'India scusate, 100 milioni di dosi al mese. Ho parlato con Maria Elena, avete presentato la domanda all'EMA? Non presentiamo la domanda all'EMA perché ce lo boccerebbe fino a quando non troviamo un'azienda all'interno dell'Europa che è disposta a produrlo, perché se lo produce un'azienda indiana non rispetta gli standard produttivi voluti dall'Unione Europea. E io ingenuamente ho detto, ascolta Maria Elena, che problema c'è? Sarà pieno di aziende europee che vogliono entrare in rapporto con voi e produrlo. Per questioni di mercato. Tradotto, guai chi si fa avanti a fare da partner la produzione di un vaccino su cui non si costruiscono profitti e che non è a mRNA. E quindi non c'è nessuna azienda europea che fa da partner con il centro di Houston per poi poter proporre il vaccino all'EMA e vederselo approvato. Vogliamo parlare di AstraZeneca? AstraZeneca ha sicuramente tutta una serie di limiti, sono stati evidenziati correttamente, quindi andava utilizzato con tante precauzioni per determinate fasce di popolazione. Però non siamo bambini che possono essere presi in giro. Quanto sapete voi degli effetti collaterali di Pfizer o di Moderna? Quanti sapete dei decessi collegati ai vaccini? Ve lo dice uno che è identificato coi vaccini. Siccome non parlo del mio studio, non ho dietro manifesto, ma sennò sempre dietro manifesto della campagna, quindi nessuno può accusarmi di essere Novax, visto che voglio far arrivare i vaccini in tutto il mondo. Ma i dati sugli effetti collaterali di Pfizer non sono girati e non sono mica così diversi come numerosità e rischio rispetto a quelli di AstraZeneca. Sono differenti come tipo di effetti collaterali, ma non se ne parla. E così in un colpo solo è stato fatto fuori AstraZeneca e Putin, che anche lui non usava l'mRNA, è stato fatto fuori contemporaneamente alla stessa modalità. Il problema è il controllo dei mercati. Dentro il grande scontro che in questo momento è tra Stati Uniti e Cina, perché è questo lo scontro che c'è. Ed ecco che se su questo si carica la guerra che c'è in Ucraina e il tentativo dell'Occidente di creare il vuoto attorno alla Russia, c'è l'operazione d'immagine dell'Unione Europea nel quadrangolare di cui parlavo prima sui vaccini, che è un tentativo di togliere, perlomeno in termini di immagine, un ostacolo nel rapporto tra l'Occidente e i paesi del sud del mondo, che non sono per nulla contenti del blocco della moratoria dei vaccini, dei brevetti portato avanti dall'Unione Europea. Le cose sono strettamente legate. Ecco, questa è la scena dentro la quale ci stiamo muovendo, che non riguarda solo i vaccini, riguarda anche i farmaci, per esempio. Probabilmente qualcuno di voi conosce la vicenda del Soval, del Sofosbuvir, un farmaco estremamente efficace che portava alla guarigione sull'epatite C, che è stato messo sul mercato a 68.000 euro e in Europa è una cifra ancora maggiore negli Stati Uniti, quando i costi di ricerca e produzione erano inferiori al 10%. E per la prima volta l'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito una graduatoria di coloro che lo potevano utilizzare. Oltretutto, già il principio della graduatoria non funziona da un punto di vista clinico, poi molto poco, perché potevano utilizzarlo prima di tutto solo coloro che avevano un'epatite C in stadio avanzato, che era equivaleva a dire aspettiamo che tu stia peggio poi per poterti curare. E sono partiti dall'Italia, noi abbiamo intervistato alla trasmissione 37.2 di Radio Popolare il primo viaggio, persone per andare in India a prendere quel farmaco a poche centinaia di euro. Allora, uno degli elementi fondamentali di cui noi abbiamo necessità è quella della costruzione di una azienda farmaceutica pubblica a dimensioni sovranazionali, perlomeno europee, per tanti motivi. Ne cito qualcuno.
Primo, la questione dei prezzi. È evidente che se un'azienda pubblica su quello al massimo va in pareggio ma non ha bisogno di fare profitto, i prezzi crollano. Seconda questione, farebbe le ricerche anche sulle patologie, le cosiddette neglected disease, che riguardano popolazioni o a livello internazionale o a livello locale che sono fuori o laterali rispetto al mercato e quindi non fai le ricerche perché non produci profitti. Ultima trasmissione 37.2, abbiamo denunciato il fatto che un farmaco non è stato messo in commercio in Italia perché secondo l'azienda non c'è abbastanza mercato. Terza questione, un po' più difficile da spiegare ma interessante. Un'azienda pubblica condurrebbe trial di ricerca in modo totalmente diverso dall'azienda privata. Rotoliamo il nastro, torniamo al governo Conte, torniamo 20 novembre circa, Conte annuncia che tra poco ci saranno disponibili i vaccini, parla di immunità di gregge, cosa che allora già sapevamo non si sarebbe realizzata, e dice che chi si vaccinerà sarà protetto. Io due giorni dopo faccio una diretta con decine di migliaia di persone su Facebook in cui dico scusate ma io sono andato a studiare una documentazione accessibile presentata all'EMA. I trial di questi vaccini non sono stati fatti per portare la documentazione all'EMA e all'FDA su quanto sono capaci di bloccare la trasmissione tra un soggetto e l'altro. Non c'è traccia di questo. Loro hanno portato la documentazione che dimostra come c'è un'efficacia attorno al 90% per bloccare l'evoluzione dentro una persona infettata dall'infezione alla malattia conclamata e al decesso. Non si sa quanto protegge dall'infezione. Secondo voi il Presidente del Consiglio italiano non aveva queste informazioni? Il CTS non aveva queste informazioni? Si è fatta disinformazione e si è prodotto un disastro. Perché se tu dici che ti sbloccano, che servono per bloccare la trasmissione del virus, come fai dopo quando nel giro di 2 settimane, 3 settimane, dopo che hanno cominciato a usare il vaccino, si è infettato un medico, un'infermiera, non mi ricordo se erano in Puglia o in Sicilia. Tutti i Novax hanno detto, avete visto che non funzionano. Tu devi dire le cose come stanno. Sappiamo che bloccano nel 90% l'evoluzione verso la malattia, non sappiamo quanto bloccano la trasmissione del virus. E oggi e dopo le ricerche avviate quando il vaccino era già in commercio, queste ricerche hanno dimostrato che è attorno al 60%. Allora, la capacità di bloccare la trasmissione oggi è ancora inferiore perché dopo abbiamo avuto il Delta, abbiamo l'Omicron e quindi questi vaccini sono meno efficaci nel bloccare la trasmissione. Significa che non sono importanti i vaccini, sono importantissimi per bloccare l'evoluzione verso la malattia e verso il decesso, ma devi dire a che cosa servono e per quale motivo. E allora, chiudendo così, poi lasciamo spazio anche alle domande, alziamo lo sguardo. L'altro giorno ero al Consiglio Nazionale dell'ARCI a discutere, c'era il sindaco che portava il saluto, ma lasciamo perdere, che ha esaltato questo modello di sviluppo, ma poi c'era la Luciana Castellina che parlava di guerra e poi Mario Pianto, professore universitario, sul tema delle disuguaglianze. E allora, sentendo i loro stimoli, ne devo poi parlare della pandemia, ho fatto questa riflessione. In una fase pandemica, la lotta alle disuguaglianze coincide e si sovrappone totalmente alla lotta per garantire un futuro all'umanità. Non c'è ombra di dubbio. Andate con la mente a riflettere che cosa significa che i paesi poveri non possono acquistare i vaccini, il virus si diffonde e poi arriva da noi e ci mette a rischio tutti. Quindi solamente una diminuzione delle disuguaglianze, un aumento del potere d'acquisto di quei paesi e quindi una riduzione della differenza sociale può portare a far sì, oltre a un cambiamento delle regole sui brevetti, che tutto il mondo possa in questo caso avere vaccini, avere farmaci, e quindi questa è una sicurezza per tutti. Quindi la questione guerra, la questione disuguaglianze, quindi lotta sociale, la questione pandemia, e dietro ci sta la vicenda ovviamente energetica, che è una vicenda che contribuisce poi a costruire grandi distanze, grandi differenze sociali, sono tutte estremamente fra di loro legate. E credo che su questo c'è ancora poca riflessione, che poi in fondo cosa ci porta a dire? Che il mondo è uno solo e che il destino dell'umanità è uno solo. Non è uguale a dire che tutti siamo esposti agli stessi rischi, perché di fronte al coronavirus tutti possiamo infettarci,
Il coronavirus non ti chiede che portafoglio hai, però è vero che se c'è un soggetto positivo e vive una famiglia di 5 persone in una casa di 40 metri quadri è molto più facile che ti infetti se sono 5 persone che vivono in una casa di 170 metri quadri. È molto più facile che ti infetti se sei obbligato ad andare a lavorare nel pieno della pandemia perché fai un lavoro manuale che non puoi, e non puoi svolgere un lavoro smart working. E se sei obbligato, parlo dei momenti cruciali della pandemia, ad andare a lavorare con i mezzi pubblici perché non hai la possibilità di avere un mezzo tuo per muoverti. Negativo per altri aspetti sotto le vicende energetiche, ma da questo punto di vista in quella fase di lockdown è estremamente diverso. È diverso se il virus colpisce una persona che ha sempre potuto scegliere come alimentarsi o se colpisce una persona che ha una serie di patologie croniche, insufficienza renale, diabete, obesità e via dicendo, che in parte derivano dai determinanti sociali, cioè dagli stili di vita, dall'alimentazione povera e via dicendo. Quindi siamo tutti a rischio, ma oltre a essere tutti a rischio non c'è ombra di dubbio che rischiano di più le popolazioni povere, tanto nel primo mondo quanto nel, chiamiamolo sud del mondo, in questo caso una definizione geopolitica del sud del mondo. Si può cambiare questa situazione? Sì, si può cambiare, ma dopo magari leggiamo il pezzo, come ha detto Lula nell'introduzione al mio libro Senza Respiro, non si può tornare indietro. L'obiettivo non può essere di tornare al mondo che c'era prima della pandemia, perché quel mondo è quello che ha prodotto la pandemia. E dobbiamo andare verso una realtà diversa. E questo cammino verso una realtà diversa è un cammino conflittuale. Non c'è storia. È un cammino conflittuale. Senza il conflitto sociale agito dal livello locale a livello globale, noi non cambiamo quei meccanismi che ci hanno portato in questa situazione. E guardate che la storia è piena di tanti esempi dove la ricerca della ricchezza e del profitto senza fine ha prodotto poi, attraverso una forma che noi potremmo definire di autolesionismo, ha prodotto anche un'azione suicidaria rispetto agli stessi che erano alla ricerca del profitto. Perché se si mette in discussione il destino del pianeta, beh, dentro quel pianeta ci sono anche i super ricchi. In questo caso sarebbe però bene fare una precisazione. Noi parliamo sempre di destino del pianeta. Parliamo del destino degli esseri umani. Perché il pianeta può anche andare avanti, a esistere, ma può andare avanti e esistere senza forme di vita, magari non solo quelle umane, sul pianeta stesso. Quindi la partita che stiamo giocando è questa. Adesso chiedo se finire o se posso avere altri 5 minuti per un passaggio. Puoi prendere posso 5 minuti. Sì, sì. C'è un ultimo tema che vorrei toccare, ma che è estremamente legato a quanto abbiamo detto. Vi invito a riflettere sulla, e purtroppo devo usare l'articolo determinativo singolare, narrazione che ci ha e ci sta accompagnando in questi 2 anni. È una narrazione a senso unico, costruita, mi rendo conto che adesso sembra facile, ma per fortuna ho la documentazione che le dicevo prima queste cose, sul modello della guerra. D'altra parte ho partecipato a una trasmissione su una televisione nazionale, delle pochissime dove mi hanno invitato, dove prima di me c'era Monti. E Monti che cosa ha detto? Non c'è ancora la guerra in Ucraina. Siamo in guerra, ma lui che cosa ha detto la frase dopo? La ricordate? Sospendere la democrazia. No, siamo in guerra ed è bene quindi che i media si attengano alle regole di guerra. E in guerra non discuti gli ordini. Se discuti sei un disertore e sei in combutta con l'avversario e puoi essere fucilato. Questo è il modello che è stato portato avanti. E se tu vuoi costruire un clima di guerra sulla pandemia, usi l'ABC della sociologia di gruppo. E cioè, esalti
te lo inventi se non c'è, se c'è lo esalti, ne aumenti la potenza dell'avversario, e quindi in questo caso quintali di documentazione, di servizi televisivi, di giornali eccetera sui Novax, e di fronte al rischio dell'avversario puoi chiedere qualunque cosa sulla pandemia, e nessuno ha diritto a porre delle domande, delle osservazioni critiche rispetto al modo di gestione della pandemia, perché sennò sei alleato con l'avversario. Non so se già mi scatta qualche campanello in relazione alla situazione di guerra vera e propria che c'è, ma rimaniamo per ora alla pandemia, è stato così il modello. C'è una trasmissione alla 7 dove è invitato il professor Crisanti, e il professor Crisanti gli chiedono dell'utilizzo del vaccino per i bambini dei 5-12 anni, e lui dice: ma la documentazione per ora è molto limitata, sappiamo poco dei potenziali effetti dell'mRNA sui bambini, peraltro non sono i bambini che stanno sostenendo come vettore di infezione la pandemia, e evolvono, si infettano, ma evolvono molto molto meno. Quindi io per ora aspetterei di vedere altri dati. C'era un ospite, e sapete cosa ha detto questo ospite? Professor Crisanti. Può essere che sia come dice lei, ma queste cose in televisione in prima serata non si dicono. La conduttrice, che evidentemente era d'accordo con questa osservazione, pensando di trovare una sponda, ha detto all'altro ospite: e lei, onorevole Bindi, che cosa ne pensa? E la Bindi ha detto: sono totalmente d'accordo col professor Crisanti. Vabbè, andiamo avanti nella trasmissione. Ma come ci trattano? Come bambini? Non puoi porre di punti di domanda. Tra l'altro, per quanto riguarda la questione pediatrica, sono totalmente d'accordo con quelle affermazioni. E credo che quelle affermazioni siano dimostrate reali, che era bene andare molto coi piedi d'argilla rispetto ai bambini dai 5-12 anni. Al di là dell'oggetto, non puoi dire uno: lei avrà anche ragione, ma queste cose non si dicono. Perché sei dentro la guerra. E dentro la guerra allora c'è la propaganda. E quindi sei alla conferenza stampa in cui si dice: vaccinatevi, non perché questo vaccino blocca o quasi sempre al 90% l'evoluzione sono la malattia, ma vaccinatevi perché così siete sicuri, non trasmettete il virus, producendo un disastro. E questa logica è la stessa che viene applicata adesso sulla guerra vera e propria, dove qualcuno quando si alza dice: ma e lo dice oltretutto a chi ha fatto invece accordi con Putin in tutti gli anni passati, no? Invece qualcun altro che di accordi non è mai fatti, che anzi è andato a manifestare quando hanno fatto fuori i giornalisti e vi dicendo in Russia, allora quando dici: ma forse se per cercare di trovare uno sforzo di pace non è bene che noi andiamo a dare le armi, non è bene che noi moltiplichiamo le spese militari, non è che si discute nel merito. Ecco, putiniano, allora i grandi media pubblicano la lista dei putiniani. Guardate che questo va ben oltre la discussione nel merito dei contenuti su cui ognuno ha le sue idee. Questo significa togliere legittimità alla capacità critica, e la critica dalle università alla società civile è l'essenza della nostra cultura, e la critica da parte di chi governa deve essere preso come elemento di facilitazione e di sviluppo di un paese. Poi puoi essere d'accordo o no, puoi essere d'accordo su alcune cose e non su altre cose. Ma dentro questo modello di narrazione unica e di pensiero unico, le spese le ha fatte anche la scienza. Mi spiace di citarlo spesso, ma abbiamo fatto tante cose insieme in questi mesi. Il professor Garattini ha fatto un paio di interviste bellissime, e le sottoscrivo dicendo: il compito della scienza, qualunque scienza, dovrebbe essere di dire: ho fatto delle ricerche, sperimentazioni, eccetera, di questo A, B, C e D ho certezza. E F
stiamo ancora studiando, abbiamo degli elementi, non siamo ancora arrivati a poter definire con certezza qualcosa. G e H, non ci siamo ancora arrivati a lavorare, non sappiamo. Questo è il ruolo della scienza. Il ruolo della politica è di dire, alla luce di queste cose, dove ho delle certezze, delle incertezze, dei grandi punti di domanda, mi assumo l'onere di decidere. La gente potrà criticare in un senso o nell'altro, ma è il compito della politica decidere in base agli elementi che ci sono, e poi la decisione sarà presa in base agli orientamenti di chi governa ai diversi livelli. Diverso è se la politica chiede e la scienza accetta, mi sto riferendo senza girarci tanto intorno al ruolo del CTS, che la scienza giustifichi a priori qualunque scelta della politica, perché in quel modo la scienza perde assolutamente e totalmente dignità. E il quarto potere, cioè i media, dovrebbero svolgere un doppio ruolo: diffondere le informazioni su cui c'è sicurezza e quindi per esempio le misure da rispettare, e incalzare la scienza e il politico su piani diversi sulle affermazioni o le scelte che sono compiute, e cioè fare l'anima critica e non inginocchiarsi in televisione all'ospite di turno e non dimenticarsi che se inviti il primo di mese il signor infettivolo X che dice babà 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 e poi invece succede, accade bubù bubù, tu quando lo inviti dopo 15 giorni non gli ricordi, scusi, lei è stato qui 15 giorni, sono felice di riaverlo qui, ma lei che cosa ha detto 15 giorni fa? Me lo motiva? E i media hanno il compito anche di andare a vedere quando qualcuno va a parlare che conflitti di interesse ha dietro, come si fa sulle pubblicazioni scientifiche. Perché se ti va a parlare è qualcuno che è a diversi livelli, in qualche board delle aziende di cui si sta parlando, se ha lavorato per qualche azienda, se ha preso dei soldi per qualcuno di quelle aziende lì, sarebbe bene saperlo. Poi lo inviti lo stesso, ma devi dire pubblicamente. Ma il pensiero unico e la scienza totalmente subalterna alle ragioni del profitto è un elemento centrale del pensiero unico del liberismo. Erano né più né meno le cose che noi dicevamo a Porta Alegre, nemmeno né più le cose che noi sostenevamo a Genova. E ti impedisce di ragionare. Non diventi neanche un avversario, etimologicamente diverso, diventi addirittura un nemico. E come tale vai annientato, cioè in questo caso o ridotto al silenzio, o squalificato totalmente, o ridicolizzato. Ecco, questo mi sembra che sia il quadro di questi due anni, dentro i quali ovviamente ci sono state e ci sono spinte diverse, forse diverse, è un lavoro enorme del mondo associativo che va in direzione opposta, anche questo stesso incontro, possibilità di darmi di spiegare le mie posizioni, dimostrano che la società civile e le case matte della società civile, come venivano definite da Gramsci, non sono azzittite e non sono ridotte al silenzio. Però sicuramente è un periodo molto, molto difficile. Mi fermo qui. Grazie, grazie mille. Io direi intanto, chiederei se c'è, no, aspetta, se c'è qualche domanda dal pubblico. Io avrei intanto un chiarimento sulla relazione che hai appena fatto, che trovo davvero molto ben, diciamo, mette a fuoco un sacco di punti di connessione tra globalizzazione e pandemia, non solo, ma anche sulla stretta attualità di questi ultimi mesi, quindi anche questa comunicazione di guerra che noi stiamo vedendo adesso applicata a un altro argomento, è anche cosa su cui vale la pena riflettere. Allora, noi abbiamo una giornata in questa rassegna che stiamo facendo dedicata alla Cina, e prima in un passo breve della relazione che abbiamo appena ascoltato si parlava di AstraZeneca, del fatto che il vaccino di AstraZeneca è stato sostanzialmente
scartato e che questo entrava in una logica di competizione tra Stati Uniti e Cina, se ho capito bene. C'è cioè il motivo per cui non è stato, diciamo, non è stato adottato a partire di un certo, da un certo periodo. Non so se ho capito bene questo punto. Ecco, poi c'è un'altra questione che volevo aggiungere, che è questa. Di solito, di fronte alla critica ai TRIPS, alla critica ai diritti di proprietà intellettuale come monopolio, diciamo, istituito a livello di accordi internazionali multilaterali, l'argomento di coloro che sono a favore è perché questo serve a incentivare la ricerca, no? Questo è il loro, diciamo, ritornello che ripetono sempre. Allora, io chiederei anche come replichiamo a questo argomento per mettere definitivamente, almeno a livello di argomentazione, mettere a tacere questa difesa. Allora, forse non mi sono spiegato bene. Non sostengo che il mettere fuori causa AstraZeneca sta dentro nel conflitto con la Cina. È una parte di un discorso molto più ampio, cioè i vaccini sono diventati uno strumento dentro la geopolitica globale che è segnata dal confronto tra Stati Uniti e Cina, e i vaccini sono diventati uno strumento importante come penetrazione nei mercati. Perché per esempio la Cina con i suoi vaccini ha invaso l'Africa e è andata in America Latina. E in genere gli accordi che fa sono accordi in cambio di, ti do il vaccino, in cambio di appalti e di spazi sulla costruzione e il controllo di una serie di infrastrutture strategiche di quei paesi. Questo indicavo, non AstraZeneca in quanto tale. AstraZeneca ha avuto un legame temporale con la vicenda Sputnik e sapete, poi la politica è fatta anche di piccoli segnali. C'era stata una riunione del Consiglio europeo dove avevano deciso che si chiudeva con AstraZeneca e avrebbe dovuto essere annunciata dalla Presidente della Commissione in un evento, conferenza stampa 4-5 giorni dopo. Draghi torna indietro, non sta zitto e lo annuncia lui. Solo che, poi vedete il titolo di un giornale, l'aveva ripreso, dice, è questo, quindi abbiamo deciso che non ricorreremo più a AstraZeneca e Sputnik. E li ha messi insieme. Perché la critica era ai vaccini non a mRNA. Quindi, la messa al bando di AstraZeneca ha coinciso, ha fornito un elemento in più, oltre alla questione degli stand di produzione, nel merito specifico rispetto a Sputnik. Mentre tutta la partita dei vaccini si è inserita nel confronto globale con la Cina. Facciamo un altro esempio meno conosciuto. L'Europa mette al bando AstraZeneca, dice ha effetti collaterali che sono reali, mette a rischio la vita di determinate persone con certe fragilità, tutte cose reali ma che non riguardavano solo AstraZeneca. Lo stesso giorno, in giro di 5-6 ore più o meno, esce un'agenzia dell'OMS che dice no, momento, non è così, dà un'altra versione. E perché? Che lì avevamo un altro problema. L'OMS stava dentro il progetto COVAX. Il progetto COVAX è un progetto globale di distribuzione dei vaccini nei paesi più deboli. Ok? Se tu dici che AstraZeneca non funziona, siccome in quei paesi utilizzare vaccini che devono essere tenuti a 70 gradi sotto zero o a 20 gradi sotto zero è praticamente impossibile, in quel momento tu, come altri vaccini non a mRNA, cioè non da conservare con quelle modalità, avevi solo Sputnik o cinese. E siccome COVAX comunque lavorava con l'Occidente, il mondo lì viene sempre inteso in questo modo, tu se ti privavi di AstraZeneca, e quindi lì, anzi, in quel momento non rilanciata AstraZeneca. Poi c'è stato un problema invece reale, serissimo, che quel vaccino non funzionava con la variante sudafricana che da noi quasi non è arrivata. E Sudafrica allora li ha rimandati indietro, ma per una questione specifica rispetto a quella variante. E quindi vedete come in realtà,
istituzionali, politiche differenti esprimevano dei pareri sui vaccini in modo diverso rispetto ad altre questioni, che era la necessità di utilizzarlo per non aprire le porte ad altri e via dicendo. Allarghiamo il discorso un attimo sulla tua domanda, ma così anche perché è interessante, no, scambiarci informazioni. COVAX non è la prima iniziativa per la pandemia che l'OMS mette in pista. A gennaio del 2020, quindi siamo ancora prima della dichiarazione d'emergenza, l'OMS con l'NIH, Stati Uniti, lavora su un altro progetto che è molto simile alla patent box proposta da Medici Senza Frontiere. Costruiamo un ambito dove tutti i ricercatori di tutto il mondo, di qualunque istituzione, possano socializzare le conoscenze. Arriva la Fondazione Gates con un assegno, avendo fatto un accordo, francamente non mi ricordo con quale, quindi non dico una, rischio di sbagliare, con non so quale carta di credito globale. E dice no, partiamo con questo progetto COVAX, ma i brevetti non devono essere toccati. Fondazione Gates è contro la moratoria dei brevetti. Non viene pubblicizzata, viene pubblicizzata l'attività filantropica che c'è, però quello che dai con una mano poi prendi con l'altra, in tutta una serie di partecipazioni. E l'OMS, di fronte al fatto che il progetto che costruiva era costruito culturalmente, ma doveva cercare i fondi, che dall'altra parte tu hai delle risorse che arrivano immediate lì. Poi non ha perso occasione l'OMS per continuare a fare dichiarazioni a favore della sospensione della moratoria dei brevetti. Sui giornali si fa confusione, l'OMS da una parte e l'OMC da un'altra. L'OMS fa parte, un'agenzia fa parte, cioè, diciamo, fa parte di tutta la costruzione delle istituzioni condivise delle Nazioni Unite, l'OMC è un'altra cosa. Spero di essermi riuscito a spiegare. L'altra domanda che tu mi ponevi... Era sulla difesa dei TRIPS da parte del loro sistema. Questa è una storia incredibile. Io dovevo fare un confronto col presidente di Farmindustria, una grande televisione nazionale. Il giornalista, come si suol dire, aveva già preparato, come dicono loro, il pezzo confezionato di confronto. È stato fatto saltare. Dopo non ci hanno invitato nessuno dei due. Due puntate dopo il presidente di Farmindustria è andato da solo senza contraddittorio. Uno dei punti era proprio questo. Non raccontate storie. Questo però ormai si sa. Andate a vedere i bilanci, quelli sui siti pubblici, sui loro siti, delle 10 più grandi aziende farmaceutiche a livello globale e vedrete che la spesa in ricerca e sviluppo è inferiore in quelle aziende nella spesa di pubblicizzazione di relazioni pubbliche e via dicendo per piazzare i loro farmaci e i loro vaccini. Quando un farmaco oncologico arriva a costare anche $100,000 a ciclo, il costo di rischio di ricerca e produzione si aggira tra il 10, 12, 15%, quindi viene assolutamente ammortizzato tutto. Dal punto di vista invece scientifico, ho fatto ieri pomeriggio un webinar con una serie di professori, io sono un medico di economia, che dimostravano che la logica dei brevetti, quindi dei monopoli e quindi degli oligopoli, ha bloccato in diverse occasioni, non parliamo solo di questi vaccini, la ricerca scientifica. Cioè la ricerca scientifica procede molto meglio in uno spazio libero che in uno spazio bloccato dalla privatizzazione totale delle conoscenze. D'altra parte, oggi l'industria bellica è al primo posto, l'industria farmaceutica al secondo posto come distribuzione dei dividendi ai propri azionisti. Quindi guadagna di più quelli che producono per uccidere e guadagnano di più quelli che rendono difficile a tanta gente il curarsi. È incredibile, ma è così. Dopodiché, questo vuol dire azzerare i brevetti? No. Allora, innanzitutto la proposta è una moratoria di 3 anni fatta da Cina e India, quindi è una proposta temporanea che quindi è compatibile con le regole del WTO. Dopodiché andrebbe ristudiata tutta questa cosa, c'è una proposta, insomma, varie proposte, anche, insomma, anche qui a Milano alcuni economisti hanno avanzato proposte interessanti. Cioè, si potrebbe stabilire che quando si tratta di conoscenze che hanno un forte impatto sulla salute delle popolazioni a livello mondiale, si va a stabilire un equilibrio tra i profitti di chi ha prodotto e il bene comune, dentro un equilibrio che va
però ovviamente definito prima in che equilibrio devono stare i profitti. Cioè ci sono tutta una serie di passaggi tecnici che si potrebbero fare per arrivare a un equilibrio differente. È evidente che cambierebbe completamente la situazione se tornassero in pista, perché c'erano prima, andiamo fino agli anni 80, c'era l'industria appunto farmaceutica pubblica riguardo all'Europa, ma non solo, perché allora a quel punto tu apriresti una competizione tra soggetti che si muovono per obiettivi differenti. D'altra parte, un documento dell'NIH uscito 2 anni fa ha documentato come la quasi totalità dei nuovi farmaci messi in commercio negli ultimi 10 anni, però erano dal 2005 mi pare al 2015, negli Stati Uniti abbiano beneficiato di fondi e di sovvenzioni pubbliche concentrate soprattutto nella prima parte della ricerca, che è la ricerca biologica, cioè che è quella ricerca dove hai il maggior rischio di impresa, perché puoi fare una ricerca e non arriva poi da nessuna parte e quindi hai speso dei soldi per nulla. Questo per quanto riguarda il finanziamento NIH. Ma oggi la vicenda è ancora più emblematica, e cioè oggi gran parte della ricerca di base è fatta delle start-up finanziate dal pubblico. Sofosbuvir, Sovaldi per l'epatite C è stato scoperto da una piccola start-up che ha lavorato su finanziamenti di università statunitense pubbliche. Una volta che ha scoperto, diciamo, definiamo il principio attivo, ha scoperto il farmaco, a quel punto è arrivato il colosso, la Gilead, che ha acquistato quel farmaco e poi dopo è andato avanti nei trial sperimentali perché ha le strutture per poterlo fare, ha la rete logistica, ha tutti gli strumenti per poi arrivare a presentarlo all'FDA e all'EMA. Ma il rischio è della startup con finanziamenti pubblici. Ed è la storia, insomma, è una storia diffusa per diversi farmaci. Quindi stiamo parlando di aziende che hanno un rischio di impresa assolutamente basso, quindi una modifica dei TRIPS non metterebbe in discussione l'industria farmaceutica, ma lo dico anche perché non siamo suicidi. E siccome in questo momento non abbiamo un'industria farmaceutica pubblica e ci dobbiamo lavorare, non è che pensiamo di andare a distruggere l'industria farmaceutica privata e rimanere senza farmaci. Ecco, ma su questo appunto ci sono studi di altre discipline, io sono un medico di economia, che portano dati e tabelle che giustificano tutto questo. Va bene. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio Vittorio Agnoletto per aver accettato di partecipare e per la sua interessantissima relazione. Grazie a voi e arrivederci a tutti e a tutti. Arrivederci.